La Direzione Investigativa Antimafia di Bologna, coordinata dalla DDA locale, ha sequestrato un ingente patrimonio a due imprenditori, padre e figlio, sospettati di appartenere all''ndrangheta emiliana. 55 immobili tra la provincia di Reggio Emilia e Crotone, due società che operano nel settore edile, ma anche rapporti finanziari, partecipazioni societarie e un automezzo, il tutto del valore complessivo che si stima intorno ai 2,6 milioni di euro. Tra le diverse vicende penali che hanno visto coinvolti entrambi, spicca quella venuta alla luce nell'ambito del maxi processo Emilia. Il presunto illecito ricostruito nell'ambito dell'operazione Grimilde sarebbe consistito nella creazione di una falsa sentenza apparentemente emessa dalla sezione civile della Corte d'Appello di Napoli che aveva indotto, ingannandoli, sulla sua autenticità, oggi raggiunti dal sequestro. Nel processo svoltosi innanzi al Tribunale di Reggio Emilia nel 2022, i due imprenditori sono stati condannati, ancora non in via definitiva, rispettivamente di 4 anni e 6 mesi e 8 anni e 3 mesi di reclusione. Per i giudici avrebbero partecipato alla truffa con l'aggravante di aver agito per agevolare l'attività dell''ndrangheta autonoma, operante appunto in Emilia, legata ai Grandi Aracri di Cutro.